è stato molto importante vincere, è stato molto importante non prendere gol, ma questo non è finito. Abbiamo tanto esempio qui in La Roma, che ha perso con Barcellona, dopo ha cambiato il risultato nella seconda partita. Dobbiamo essere attenti. Questa squadra è una squadra fortissima, come ho parlato, questa squadra ha vinto 2 volte Real Madrid, ha pareggiato 2 volte con Inter questa stagione. Io conosco bene questi giocatori e loro vogliono cambiare. Dobbiamo pensare che sarà difficile in Kiev. Dobbiamo vedere adesso quello che è successo con Mkhitaryan. Domani facciamo una valutazione, ma penso che sarà difficile per la prossima partita. È stato difficile perdere Mkhi in quello momento, ma dopo Borja è entrato anche bene. Principalmente il primo tempo, con una linea troppo curta, non abbiamo fatto nel tempo giusto il movimento profondo. Oltre cose, il primo tempo, quando recuperiamo la palla non siamo usciti velocemente, abbiamo anche giocato indietro in una situazione più confortevole, ma se recuperiamo la palla e giochiamo avanti possiamo avere altri momenti per avere profondità, per cercare la profondità, ma abbiamo fatto sempre lo più sicuro, lo più stabile per la squadra. Quando con la linea troppo curta dobbiamo rischiare un po'. Abbiamo lasciato un'altra situazione uscire Shakhtar in contrappiede, loro sono fortissimi, possiamo evitare questi momenti, e loro hanno avuto 1 o 2 opportunità che possiamo non lasciare. E come ho detto, nel primo tempo non abbiamo cercato nel tempo giusto la profondità e non abbiamo, quando recuperiamo la palla, giocato avanti per uscire più veloci per attacchi.